Salvini, in questi giorni si parla tanto di Russia, sia per un suo viaggio in Russia che per oggi che c'è stata una presentazione di un libro su Putin. Allora cambieranno un po' le impressioni sulla Russia e su Putin? Spero, perché è nostro interesse avere buoni rapporti con la Russia, non lasciare ai nostri figli un clima di guerra fredda, di sanzioni economiche, di muri, di guerra all'orizzonte. Con la Russia bisogna lavorare, commerciare, dialogare. Ogni giorno che passa per queste idiote sanzioni economiche l'Europa perde 150 milioni di euro di fatturato. Ditemi voi se un paese in crisi come l'Italia, una situazione traballante come l'Europa, si può permettere di litigare con la Russia. Stiamo perdendo fette di mercato, stiamo perdendo aziende, posti di lavoro. E poi dal punto di vista internazionale Putin mi sembra quello che ha le idee più chiare di tutti. Cosa si può imparare dalla Russia, magari non copiare pedissequamente, ma aiutarsi a capire? Il sistema fiscale, ad esempio. In Russia c'è un'aliquota fiscale unica, secca, semplice, uguale per tutti, e gli imprenditori in Russia che fatturano meno di 4 milioni di dollari pagano il 7%. Lo Stato, quindi non ci sono complicazioni, detrazioni, deduzioni, casini come CAF, commercialisti, Equitalia. Paghi il 7, paghi il 15, lo Stato sta in piedi, anzi incassa di più perché c'è moltissima evasione in meno rispetto all'Italia e si va avanti. Quindi io copierei il modello fiscale russo, domani mattina applicato all'Italia sarebbe una rivoluzione mondiale. Tutto il mercato russo, tutte le merci che vendevamo in Russia adesso sono bloccate, mercati che altri sfrutteranno? Eh certo, i russi non stanno fermi, se non possono più comprare dagli italiani, il Made in Italy è adorato in Russia, comprano in Cina, comprano in India, comprano in Sud America, producono loro, quindi il dramma è che noi stiamo rovinando migliaia di imprenditori italiani che si erano fatti largo in un mercato in espansione e che quando finiranno queste sanzioni idiote, perché finiranno penso molto presto, avranno il mercato chiuso. E i signori Renzi di turno lo vadano a spiegare alle famiglie che hanno perso tutto. Però qua in Italia si continua a parlare male sia di Putin che della Le Pen che di Salvini. È ovvio, politicamente scorretti, Putin, la Le Pen, Salvini, fascisti, nazisti, leghisti, razzisti. No, regole, Putin fa l'interesse dei russi, la Le Pen vuole fare l'interesse dei francesi. La Merkel fa l'interesse dei tedeschi, io vorrei fare l'interesse degli italiani. Abbiamo dei governi che fanno gli interessi di altri, abbiamo un sistema di informazione al servizio di altri, però siccome la verità viene a galla e i numeri sono numeri, alla fin fine la storia dimostrerà chi aveva ragione e chi aveva torto. Pensava che sarebbero state diverse le elezioni in Francia? No, non pensavo che il Front National diventasse primo partito, pensavo che crescesse ma non a questo livello, poi si sono messi insieme tutti al secondo turno pur di salvare le poltrone, però è un segnale, ripeto, quando il fiume si ingrossa tu puoi mettere delle pietre, degli argini, cercare di deviarlo, però c'è poco da fare anche perché le elezioni francesi vengono dopo le elezioni polacche, dopo le elezioni di Vienna, quindi il flusso della storia non si ferma. Hai detto, ogni nazione cerca di fare i propri interessi, l'Inghilterra per esempio potrebbe uscire dall'Unione Europea, un referendum che faranno dovremmo farlo anche noi? In democrazia decidono i cittadini e quindi gli inglesi, i britannici avranno la fortuna nel 2016 di votare per dire dentro o fuori, ci conviene stare dentro, ci conviene stare fuori, sceglieranno loro. Mi piacerebbe che l'Italia potesse fare altrettanto, la Costituzione lo impedisce, la Lega aveva proposto, visto che la stanno modificando, di inserire in Costituzione la possibilità per gli italiani di esprimersi sui trattati internazionali, sull'euro, sulla Turchia, sull'Europa che verrà. No, ci ha detto di no, perché sull'Europa è meglio che gli italiani non votino, non si pronuncino, e allora lo faremo noi come Lega, volontariamente, in concomitanza col referendum britannico, proporremo anche ai 60 milioni di italiani di dire sì, no, per il futuro dei loro figli, numeri alla mano. Però in Italia si continua a parlare di altri argomenti, per esempio della Boschi. Ecco, quando uno, io sono stato meno di un giorno a Mosca, però parli di scenario internazionale, di gasdotti, di energia, di futuro, di lavoro, di pace, di convivenza fra etnie e religioni, poi torni in Italia e cosa ti chiedono? Cosa pensi del papà della Boschi, del fratello della Boschi? Ma chi se ne frega, si sarebbe già dimessa in un paese normale, però siamo in Italia, viva la Boschi, viva Renzi, viva il papà della Boschi, viva Verdini, viva Alfano, viva la Boldrini, viva tutti questi qua, dai.